ed in mezzo ad una tormenta di neve siamo arrivati a Badia Pratalia per Natale nel parco. Siamo ai confini della Toscana, al confine con l'Emilia-Romagna, al Passo dei Mandrioli. Insomma, vogliamo vivere un Natale d'altri tempi, però purtroppo non si è potuto esprimere al meglio questo Natale nel parco per il meteo che è stato inclemente. Ed ecco Badia nel presepe che riscalda il cuore con la musica tradizionale natalizia e con gli insampognari che sono arrivati dall'Abruzzo, mentre ora noi entreremo nel grande stand che accoglie gli ospiti dell'Abruzzo e i piccoli produttori casentinesi del presidio Slow Food, introdotti da Cinzia Andreini della Proloco di Badia Pratalia. Allora, questo fine settimana abbiamo come ospiti i produttori dell'Abruzzo, in particolare del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Sono presenti con dei presidi Slow Food molto, diciamo proprio delle eccellenze alimentari, la mortadella di Campotosto, il canestrato, i ceci di Navelli e altri prodotti di qualità dell'Abruzzo. La prossima settimana avremo di nuovo, come l'anno scorso, i nostri amici della Valle d'Aosta, con tanti prodotti d'eccezione, quali la fontina, e il blu d'Aosta, ecco, ci saranno tante cose buone e belle da vedere. E il Parco dell'Abruzzo arriva in questo caso con che cosa? In questo caso abbiamo praticamente un presidio Slow Food che si chiama il canestrato di Castel del Monte, perché viene messo all'interno, praticamente una tradizione antica, all'interno di cesti di vimini che gli danno una forma caratteristica, sì, che sarebbe questo, che è il semistagionato, perché abbiamo anche delle forme più grandi ma sono insomma una stagionatura di circa 8 mesi, quindi non si riescono a portare sempre. E quindi insomma, è tutto a base di pecora, parte appunto quel prodotto lì che invece è metà latte di vacca e metà latte di pecora. Di solito le pecore sono a circa 1700-1800 metri di altezza e si fa una transumanza verticale, quindi passano da una parte all'altra del versante, diciamo, del Gran Sasso, quindi in primavera e estate sono nella parte aquilana, che è la parte un pochino più alta, mentre in inverno comunque continuano a pascolare nella parte però di, diciamo, teramana, nel versante teramano. E viene fatto un po' tutto con la pecora, perché fanno ricotte, salate stagionate, salami di pecora, i formaggi pecorini, anche il marcetto, che ricorda un pochino quello sardo, però non ovviamente con i vermi, ma è una crema praticamente rifermentata di pecorino stagionato. Che cos'è questa ricopertura, questa cosa? Allora, in realtà sia la ricotta, sia il formaggio che il salame vengono messi all'interno della cera d'api dopo circa un mese dall'inizio della stagionatura, per far sì che si crei un sottovuoto naturale, quindi questo, il fatto di non metterli nella plastica, sia una scelta etica e sia anche un, diciamo, un modo per conservarli più a lungo, perché comunque continuano a traspirare e stagionano al loro interno. E ovviamente quando la stagionatura è molto prolungata, per esempio come qui che abbiamo un anno e mezzo di stagionatura, assume anche una nota dolce il formaggio, quindi si sente alla fine, diciamo, una sorta di sentore di miele. E quindi è un metodo che in realtà hanno scoperto dopo il terremoto, perché ovviamente avevano tantissimi prodotti comunque in via di stagionatura, e quindi hanno capito che l'unico modo per conservarli e fare in modo che non si rovinassero fosse, insomma, metterli all'interno della cera d'api. Il canestrato di Castel del Monte, questo formaggio che dobbiamo imparare un pochettino così a scoprire per gustarcelo, con che cosa si mangia in modo particolare? Cioè il suo abbinamento più giusto? Secondo me questo, essendo quello appunto semistagionato 3-4 mesi, è buono da tavola assolutamente, può piacere a tutti, anche magari ai bambini che non amano i sapori troppo forti, perché comunque la pecora è importante e ha il sapore proprio dell'erba, quindi del pascolo si sente molto bene. Quindi secondo me abbinato con del miele o con delle marmellate, però qualcosa, anzi addirittura qualcosa anche di un pochino aspro. Noi l'avevamo abbinato insieme al signore che ha invece i vini, mosto cotto e cipolla, ed era perfetta, era la sua morte, sì. Queste sono delle mortadelle
di Campodosto, mortadelle perché erano fatte e erano tritate con il mortaio, diciamo, e da lì è derivato il nome delle mortadelle. Però in gergo campodostaro, come si dice da noi, sono chiamati coglioni di mulo, vengono, non sono degli insaccati come salami, vengono create a mano, queste vengono fatte da un maiale che viene macinato, sale, pepe e un pochino di pancetta, e viene macinata, poi viene fatta questa pallina, che da questa pallina si viene messo il lardello in mezzo, lardo di maiale, viene chiusa a mano perché non sono insaccati, e poi dopo viene rivestita dal budello stesso, che si prendono dei budelli, viene rivestita, poi viene messa una settimana al fuoco a prendere un po' di fumo, sì, prendere un pochino di affumicamento, e poi dopo c'ha 2 mesi di stagionatura. Ci vuole passione per farle, porta molto tempo perché entri la mattina e esci la sera, questo è... Poi i prodotti fortunatamente diciamo che sono pure buoni, cerchiamo di venderli e provare. Sì, c'è una scelta, diciamo, oggi di una ricerca del prodotto di qualità, credo, quindi ci sono delle nicchie, forse chiamiamole pure così, però c'è veramente una riscoperta del valore del buono e del sano in modo particolare. Sano, sì, queste, come ripeto, sono fatte proprio, sono molto semplici, cioè sale e pepe, penso che più di... non hanno conservanti, non hanno nulla. La parte importante è il maiale. In questo caso, che essere un maiale veramente prodotto, cioè diciamo che viene su, tirato su, allevato, con i prodotti buoni. Con i prodotti buoni, questi sono maiali che stanno un po' all'aperto, un po' in stalla. Prendiamo un po' di guanciale, lo tagliamo fino, lo mettiamo sopra la padella, secondo me è... con sopra il pane è una cosa buonissima. Perché nonna Ina? Perché è un cognome o perché la nonna Ina? Il fondatore di questa, di queste no mortadelle, diciamo, di questa azienda, è stato un ragazzo di Campodosto, Goffredo Pandolfi, e lui aveva la nonna, si chiamava Venturina, e lui diceva nonna Ina, e ha fatto questa, perché poi la nonna è stata una delle prime donne che nel 1927-28 ha imparato a fare le mortadelle, le prime che ha imparato a fare queste cose. Allora, noi siamo a 15 km dall'Aquila, e il paesino si chiama Picenze, che è una frazione di Bariciano. Tu in pratica qui vedo che sei arrivata con tante farine. Sì, sono farine di grani antichi riproposti proprio dal Parco Nazionale d'Abruzzo, che ci ha invogliato a riproporli, li ha tirati fuori e ci ha dato la prima semina. Ha detto che erano dei grani dalle qualità eccezionali, che non rendevano molto, però erano buoni. E quindi ci abbiamo provato, abbiamo dovuto un po' educare le persone alla novità, però l'hanno apprezzata e adesso andiamo forti. Quindi c'è stata una bella risposta? Assolutamente sì, sì. Io credo che in un momento in cui si parla sempre di celiachia, in cui si parla veramente di tanti problemi di salute, ritornare a quello che i nostri vecchi avevano. Esattamente, e come è stata definita la regina delle farine, la solina, che è proprio tipica del nostro territorio ed è povera di glutine, quindi non dico per chi è celiaco, ma per gli intolleranti è ottima, perché contenendo poco glutine è digeribilissima. E poi abbiamo il grano saraceno, non è un grano vero e proprio, in realtà è un'erba. Ecco. Senti una cosa, tu sei giovane. Com'è che ti sei appassionata? Cioè, è vero che il parco ti ha dato un'opportunità, no? Il parco proprio dell'Abruzzo, però in realtà è una scelta che ti arriva dai genitori oppure invece no? Nasciamo, a dire il vero, come apicoltori. Sì, siamo partiti con qualche casetta, con qualche arnia, così per passione. Poi le api hanno iniziato a sciamare, che facevi? Le lasciavi andare? Le abbiamo cominciato a recuperare e quindi si è allargata. E produciamo anche diversi tipi di miele molto buoni. Poi da lì, anche per portare qualcosa di più durante un mercatino di Natale, ci hanno fatto questa proposta e quindi portiamo anche le farine e anche i legumi. Sei contenta di questa scelta di vivere nel mondo dell'agricoltura, che non è facile, perché
purtroppo devi sottostare anche a quelle che sono le stagioni, a tutto quello che può succedere. Assolutamente sì, è questo il mio più grande rammarico, che a volte non sempre la natura ci ricompensa il lavoro che gli diamo, o il clima, o la stagione che proprio non va, però pazienza, mi piace. Siamo, diciamo, al confine tra Teramano e Pescarese. Questa azienda l'ha aperta mia cugina 4 anni fa. Abbiamo rimpiantato il Montonico, che è un vitigno autoctono abruzzese che risale dal 1600, ed ha sempre fatto parte della nostra vita, perché bene o male nel nostro paese era il vitigno per eccellenza, era l'unico vitigno che riusciva a sopravvivere e poteva dare dopo un vino di una buona qualità. Da noi il rosso viene poco, questo bianco viene bene. Che altitudine siete? Noi non siamo tanto alti, noi le vigne abbiamo due appezzamenti, una a 300 metri e una a 500. La particolarità è che siamo sotto al Monte Camicia e abbiamo il fiume che attraversa il paese, quindi c'è un forte sbalzo termico giorno-notte che dopo dà delle caratteristiche molto particolari all'uva. È un'uva tardiva, noi raccogliamo dopo i rossi e pure nel vino si vedono caratteristiche diverse dai classici vini bianchi abruzzesi, quindi sembrerebbe un classico vino di montagna però fatto in Abruzzo. Fantastico, senti, quindi avete spumanti, vini bianchi, scusa, però ti hai mai portato qui una bottiglia che è mezza piena e mezza vuota. Che cos'è questa? Allora, questo è il mosto cotto, è un'altra di quelle lavorazioni. Trovo lì nella ceramica di Castelli, c'è un'artigiana che lo fa nella pregiata ceramica di Castelli. Dentro c'è il mosto cotto di Montonico, è un'altra di quelle lavorazioni che si è andata perdendo negli anni perché è molto sacrificata. Quando nel 1950 ovviamente si faceva per non buttare il mosto, quindi quello in eccesso si metteva in cottura perché è una lavorazione che poi ti permette di tenerlo per tanti anni. E noi l'abbiamo ripresa proprio perché non solo si utilizza nella pasticceria secca come era una volta, ma adesso è stata riscoperta in tutto l'ambito gastronomico locale, quindi va dai dolci come possono essere gelati e panna cotta, alla fragola, alla banana, all'insalata, per glassare la carne, alla brace, per carni in agrodolci, sui formaggi, bene o male ha molteplici utili. Quindi è una cosa proprio particolarissima, perché non si è sentito molto parlare di questo, del mosto, giusto? Il mosto si usa veramente poco, anche perché considera che da 100 litri di mosto crudo si ricavano 15 litri di mosto cotto, quindi a livello economico e commerciale è molto sacrificato. Noi siamo a 30 km dall'Aquila, a Navelli, dove c'è un altopiano che ci permette di fare due prodotti fondamentalmente molto legati al territorio, sia lo zafferano che il cece bianco e il cece rosso. Diciamo lo zafferano è un prodotto quasi, io direi quasi sociale, perché oramai ad oggi si fa ancora a livello familiare. E a maggior ragione, diciamo, ci sono ancora, soprattutto nella fase della sfioritura, che sarebbe la parte dove si raccoglie il fiore la mattina presto, poi si porta il fiore a casa, quindi va aperto e tirato via il filamento, che poi è lo zafferano vero e proprio. In quel caso lì, diciamo, si raduna anche un po' tutta la famiglia, tutto il vicinato, quindi ancora una cosa a livello sociale, a livello di paese, che fa integrazione, cosa che oramai, diciamo, soprattutto in questi tempi un po' si sta perdendo. Molto, veramente bellissima questa spiegazione che mi hai dato dello zafferano, però sto pensando anche che proprio in questi altopiani che voi avete il legume acquista un valore ancora di più, no? Sto pensando proprio all'ambiente. Sì, sicuramente, diciamo, i nostri territori sono ancora non inquinati, o perlomeno, ecco, diciamo, abbiamo ancora la cultura della vecchia coltivazione tradizionale, cioè non usiamo diserbanti, non usiamo concimi, cioè se abbiamo l'erba la andiamo a togliere ancora a mano. È ovvio che questa cosa limita un po' le produzioni, nel senso che non abbiamo grandi produzioni, però il livello qualitativo è sicuramente eccellente. Lo prendiamo un po' in contropiede. Come mi faresti il cecio da voi? Semplicemente cotto, messo in pentola con magari con un soffritto di aglio, olio e un goccino di rosmarino, poi messo sul piatto e un filo di olio extravergine sopra.
Sai, ho capito una cosa, che tutto il mondo è paese, perché anch'io avrei consigliato la stessa cosa, sì, e sono in Toscana. Va gustato proprio nella maniera più semplice possibile. Arrivano gli arrosticini, che sono tradizionali del parco dell'Abruzzo, è vero? Sì, in realtà di tutto l'Abruzzo, più che altro della parte più costiera addirittura. E, infatti sono, diciamo, visto che non si butta via niente, abbiamo solo pecore, ottimizziamo così, e quindi sono stati fatti questi arrosticini che sono praticamente tutta carne di pecora e con in mezzo anche, insomma, del grasso, e vengono cotti su una specifica cannelletta, si chiama, che è lunga, fatta apposta, che ovviamente si trova solo in Abruzzo, quindi chi li cuoce, cioè chi li compra, dovrebbe anche prendere questa, perché sennò è difficile, ma vengono molto apprezzati, perché in realtà uno tira l'altro, quindi sono ottimi. Certo, poi se non piace la carne, insomma il sapore della pecora, che è molto persistente, è un po' difficile, però sono spettacolari. Ma da noi esiste un paesino che si chiama Chitignano, che fa la sagra della pecora. Addirittura? Quindi anche da voi ci sono queste cose, sì. Perché bene o male, tu hai la transumanza in altezza, no? Noi abbiamo la transumanza invece portando le pecore da questi nostri territori invece verso il mare, verso la Maremma, e poi naturalmente ci sono state tante storie anche tristi e belle, perché comunque sono riuscite a sopravvivere, però in realtà, ecco, la pecora è stata anche un po' quella che anche a noi ha dato da vivere per tanti anni. Tu sei molto giovane, però sei rimasta legata alla tua terra, fai parte di una azienda, quindi agricola. Allora, in realtà no, io studio da tanti anni a Perugia all'università di agraria, e ho avuto l'opportunità attraverso il parco, perché ho fatto un tirocinio nel Parco Nazionale delle Gran Sasso e Monti della Laga, di conoscere questa azienda, perché loro hanno anche un mattatoio, diciamo, adattato per il cinghiale, e quindi sono entrata all'interno dell'azienda più che altro per le fiere, perché in realtà a livello di produzione ancora no, perché loro comunque sono una piccola realtà, un'azienda familiare. Facendo agraria, alla fine mi sono avvicinata in quella zona, poi loro sono persone incredibili, quindi ti danno anche tanta opportunità di conoscere e uscire un pochino, quindi... E il paese di Raggiolo da qualche tempo ha ripreso vigore, direi, in modo particolare perché avete riattivato i mulini, avete veramente riproposto dei percorsi, a parte le vostre solite feste. L'obiettivo è quello di chiudere il cerchio, abbiamo detto, abbiamo gli edifici, abbiamo i seccatoi, abbiamo i mulini. Chiudere il cerchio significa instaurare una filiera di trasformazione della castagna alla farina. E il mezzo per realizzarlo è il Consorzio della Farina, che è nato nel 2007 e che oggi esce con la produzione farina di castagne, che tra l'altro la filiera nostra di trasformazione è particolare, perché prevede un passaggio di tostatura delle castagne fra l'essiccatura tradizionale del seccatoio e la molitura nel molino a pietra. Allora, prima di tutto la tostatura avviene nei forni a legna, e la tostatura gli dà gli conferisce quel sapore e quel caratteristico colore non bianco ma leggermente tendente al marroncino, e chiaramente la realizzazione del baldino della polenta esalta i sapori del prodotto. Quando voi andate a Raggiolo, naturalmente c'è un ecomuseo particolare che racconta tutta la filiera della castagna, prima che tu dicevi, ma racconta in modo, anche guardando al passato, no? Ci sono strumenti, ci sono scritte, c'è tutto, perché questo è anche importante. Beh, l'Ecomuseo della Castagna costituisce per il Consorzio lo spessore culturale che ci consente, diciamo, non solo di realizzare materialmente un prodotto, ma di portare avanti un prodotto e le tradizioni ad esso collegate. Quando andiamo nel loro mulino troviamo sempre gli uomini, tutti infarinati, eccetera. Invece quando andiamo nei mercatini troviamo loro, è giusto? Siamo con uno dei mulini storici proprio del nostro Casentino, il mulino che fornisce la farina anche per quando c'è la sagra di Corezzo, per i famosi tortelli proprio alla lastra. Siamo con i Grifoni ed è veramente una bella storia, perché riescono a portarla avanti loro di generazione in generazione, no? È vero? Sì. 1696, dai, si legge anche qui, giusto? Allora, il mulino risale all'epoca antecedente, quindi si parla del 1400, i primi diciamo, le tozze storie le abbiamo dal 1400, però la famiglia dei Grifoni lo hanno acquistato nel 1696, è passato un po' di tempo. Eppure di generazione in generazione voi non mancate mai di portarla avanti, no?
Sì, soprattutto non manchiamo mai di fare figli maschi, perché poi alla fine sono i maschi che devono continuare la tradizione. Io adesso sono fuori gioco perché ho la femmina, ma comunque diciamo dal 1696 sono stati sempre fatti, praticamente sono sempre nati uomini. Questo è proprio il chicco di grano che entra dentro la macina e riesce semplicemente macinato, ma con tutte le proprietà nutritive inalterate. Di conseguenza non ci sono additivi, non ci sono conservanti ed è proprio la farina quella che veniva proprio fatta una volta con le macinazioni a pietra. Siamo a Pagliericcio, andiamo verso Monte Mignaio, passando la strada in Casentino. Scusa, ma come si chiama quel fiume che viene da voi? Solano, quello che alimenta il mulino. E quindi il Solano, grazie Solano, che anche quest'anno naturalmente non ti sei seccato, anche se è diminuita di molto l'acqua, e quindi non era facile macinare. Si è seccato abbastanza, perché insomma siamo rimasti con una macina sola fino a pochi giorni fa, quindi abbastanza si è seccato. Un abbinamento veloce per le chicche del Casentino, dai, dammi un abbinamento per queste feste, che cosa potrei mangiare, che cosa potrei mettere insieme? Allora, io l'unica cosa che vi consiglio fra tante è la nostra rustica, praticamente è radicchio rosso e scalogno, ci potete fare da un primo a dei bellissimi crostoni, sia caldi che freddi, quindi diciamo qualcosa un pochino di diverso dai soliti crostini tradizionali, qualcosa di diverso, ecco. Ma visto che si chiamano chicche, visto che sono il Casentino, scommetto che è tutta roba naturale, cioè non sei andata a cercarla, ma è tua. Sì, siamo un'azienda che produciamo sia il fresco che la trasformiamo, quindi diciamo è tutta produzione nostra. E di dove sei? Allora, io sono di Empoli, ma la nostra azienda è qui in Valle Santa. Località Ronco. Fantastico, quindi la Valle Santa che ha recuperato anche grazie a voi, quindi. Sì, un po'. E visto che in Casentino c'è anche il percorso proprio di Dante, qui abbiamo chi si chiama anche Poggio di Dante, giusto? Siamo parte del biodistretto del Casentino che abbiamo contribuito a creare, quindi un'associazione di produttori che si garantiscono e anche consumatori. Facciamo vendita diretta in agriturismo, abbiamo la nostra bottega dove ci sono i nostri prodotti, ma anche tutti i prodotti dei nostri amici produttori della zona. Lo chef dell'agriturismo è uno chef al maschile, voi producete in pratica cavolo nero, ci sono i crostini col cavolo nero che è quella più semplice che so fare io, ma naturalmente arrivano gli ospiti, che cosa potresti proporre con il cavolo nero oltre ai crostini? Non so, il cavolo nero si presta come qualsiasi verdura invernale a essere lessata e magari ripassata in padella con olio, aglio e prezzemolo. Quindi io lo abbinerei anche a della carne di maiale, semplicemente come contorno, perché di solito si conosce il cavolo nero per i crostoni o per la ribollita e è buonissimo, va bene, però anche come un contorno. Che lega il momento del Natale a loro, agli zampognari. Insomma, in ogni presepe dovrebbe esserci lo zampognaro. Poi c'è lo zampognaro che gira per le nostre strade dei paesi, qualche volta si dice oddio arriva lo zampognaro, la piove. A Badia invece pensate che suonando hanno fatto smettere di nevicare, quindi tutti quanti vi ringraziano e vi dicono grazie in questo caso. Però ecco, quello che vorrei dire è che so che tu non sei giovanissimo, è vero? No, veramente no. Quanti anni hai? Lo devo proprio dire. Proviamo a dirlo. 80. Ma pensate voi, ma avete sentito come suona, con che passione veramente? Perché qui c'è la zampogna, è vero? Sì, questa è la zampogna. Suonano quattro canne contemporaneamente, quindi è abbastanza difficile come soffio, perché bisogna alimentare quattro ance di quelle. Quindi è difficile. E quindi insomma ci vuole un certo allenamento. Altrimenti non si riesce, insomma. Una volta la zampogna non era fatta di questo materiale qui, era fatta? Una volta la zampogna era fatta di pelle di capra, capra o agnello, però maggiormente la capra perché ha un tessuto più resistente, la pelle della capra, quindi invece alcuni lo facevano con l'agnello, quelli che non avevano le capre. Come ti chiami? Io Primo. Allora, primo di quanti figli? Non lo so, perché di solito si diceva primo perché nasceva per primo, no? Sì, sì, è vero, sì. Senti una cosa, ma com'è che sei diventato il zampognaro? Dunque, io vengo dal contrabbasso
e quindi ho fatto per molti anni il contrabbassista. Poi invece piano piano l'ho comperato, ma l'ho messo da parte perché non avevo tempo per poterlo fare. Una volta andato in pensione ho lasciato il contrabbasso, ho preso la zampogna. Diciamo che la musica è stata anche il tuo lavoro. Sì, è stato il mio lavoro, la musica, per molti anni. Che cosa facevi? E vedo che continua ancora. Tu suonavi in un'orchestra? Sì, ho suonato in diverse orchestre. Sono stato pure a Salisburgo, Grenoble in Francia, in Spagna, insomma, ho girato un bel po'. E adesso pensate che continua a portare avanti il nome dell'Abruzzo, credo sì. Che questo sia bello, no? Portare avanti il nome dell'Abruzzo, ma anche questo strumento, che non è, attenzione, la cornamusa, perché la zampogna è un'altra cosa. Noi purtroppo abbiamo dato più valore magari alla cornamusa, che non è nelle nostre tradizioni, tralasciando la zampogna. Tralasciando la zampogna. La differenza è che la cornamusa praticamente suona un solo flauto, come se fosse questa qui la ciaramella, e quindi con tutte e due le mani si va sullo stesso flauto, mentre questo si armonizza, si fanno degli accordi maggiori, minori e così via, quindi c'è una complessità musicale molto, molto superiore. La cornamusa invece poi ha quelle tre canne che si chiamano bordoni, però in effetti suona un solo flauto, contro questo che ne suona quattro. Io mi chiamo Matteo, ho 35 anni e sono di Chieti, capoluogo abruzzese. Ho iniziato a suonare la ciaramella esattamente 16 anni fa, io sono ufficialmente un perito chimico e perito informatico, quindi a tempo perso mi diletto con la ciaramella e sono uno di quei zampognari, o meglio cerco di riportare la tradizione nella nostra terra dello zampognaro che andava casa a casa suonando per la questua e cercando di riportare qualche cosa anche in natura, perché Natale nel parco, per un parco di gusto, tutti insieme per valorizzare i piccoli paesi di montagna all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Montefalterone e Campigna. Pensate che dentro il presepe c'è tutta Badia, no? Se vogliamo, c'è tutta la comunità proprio di Badia. Allora, che dire, Vittoria, proprio per questo Natale? Beh, diciamo l'augurio a tutti che sia sereno e tranquillo. E poi qui a Badia, diciamo, l'ambiente è ideale per questa pace, quindi ci auguriamo che molta gente ci venga a trovare e, in tranquillità e felicità. Sono curiosa, ma se tu dovessi prendere qualcuno per la gola, dimmi quale dolce potresti offrire proprio per prendere qualcuno per la gola e per dire il Natale è così dolce? Sicuramente la nostra torta, la tortalizza, la torta di mele e noci che facciamo noi, è la nostra specialità e piace molto. Con dolcezza, da Badia, tanti auguri. Ed è con questa tenerissima immagine che salutiamo Badia e il suo Natale nel parco, vissuto in un giorno di neve, augurando a badiani e a tutti voi felici feste.